52ª edizione della nostra sagra. Sicuramente è una sagra che ogni anno richiama sempre più pubblico, sempre più turisti della nostra città. Un richiamo forte del territorio, la presenza anche di tanti sindaci ha un significato molto importante. Stiamo cercando veramente tanto di fare sistema sul discorso turistico e sul discorso delle nostre specialità, dei nostri prodotti gastronomici. Abbiamo il sindaco Cazzero, che è anche presidente del Museo del Paesaggio Giumentina, che veramente insieme a tutti noi sta facendo un'azione di marketing importante, non solo sulla nostra zona, ma sta portando insieme a noi tutta la Giumentina all'attenzione di tante persone che hanno presenziato a dei pomeriggi importanti, dove abbiamo visitato ville, castelli, le bellezze nascoste della Giumentina che magari anche noi giumentini stessi spesso non conosciamo e che non siamo mai andati a vedere. Una sagra che naturalmente, come sempre, nei suoi giorni a precedere ha sempre qualche inevitabile tensione, qualche inevitabile momento non dico di scontro perché sarebbe troppo, ma momento di discussione seria, e poi naturalmente finisce sempre qua in questa sala, e soprattutto domani, che sarà il momento clou per il nostro prodotto tipico e tutte le sue sfumature, per avere come sempre un riscontro positivo da parte e dagli organi di stampa, non solo locali ma anche a livello nazionale, che ormai il nostro Sanremo è andato veramente, veramente oltre. Io non vorrei dilungarmi troppo perché gli ospiti sono tanti e quindi sicuramente anche loro porteranno il loro saluto, per motivi di lavoro come sempre, perché in questi giorni è veramente molto intaffarato. Il presidente di ASCO, Edoardo Rossi, prego.